Un podista amatore molto convinto dei suoi mezzi che deve correre la maratona della vita la settimana prossima, la gara mezza maratona più partecipata in Italia, che effettivamente una volta nella vita bisogna fare. Questo è il racconto della Roma Ostia, della passione per la corsa, ma soprattutto di un podista amatore super disciplinato che alla fine del video vi racconta cosa ha mangiato durante la gara. Ma per capire di cosa stiamo parlando, partiamo dall'inizio. Buona ragazzi! Allora, questa volta direzione Roma! Gara Roma Ostia! Ostia ragazzi, sarà per gli altri una gara veloce, per me è una gara di puro divertimento. Mi hanno detto che è una gara abbastanza veloce, un bel rettilineo, quindi proviamoci. È la prima volta che vado, che partecipo alla Roma Ostia, e sembrerà strano, la più famosa delle mezze maratone, io non l'ho mai fatta. Però, dai, c'è sempre la prima volta, non posso fare tutto. Buongiorno ragazzi, allora questa non è la gara, è solamente un, come la chiami Elisa? Un'attivazione, quello che fa Massi il giorno prima e io sto nel letto, però questa volta sto in compagnia di una fantastica girl spagnola, Elisa, che è ASICS Front Runner Spain, che mi ha convinto a fare l'attivazione, quindi se domani obbligato, ecco, quindi domani se faccio schifo c'ho la scusa, ok? Lì abbiamo Pietro, il marito, anche lui costretto con noce maniere a fare l'attivazione, va bene ragazzi, ci vediamo dopo, ritiro pettorali e un po' di cacciare con gli amici, ciao. Siamo arrivati al village di Roma Ostia, dove dobbiamo ritirare il pacco gara e il pettorale. Vediamo un po' cosa ci sarà dentro. Andiamo. Eccoci qua, ritiro pettorale. 2, 4, 7, 8. Giocatemi questi numeri. 2, 4, 7, 8. Ricordatemi di fare la ritirare. Perché io me la sono dimenticata. Wow. Siamo pronti? Dove te la fitta? Me ne scappo! Ce l'abbiamo fatta ragazzi! Adesso andiamo in giro per l'Expo. Ma io dico, no, dopo aver preso il pettorale della Roma Ostia, non vuoi fare un bel giro a Roma? Cosa vai a vedere di così bello e fantastico? Ah ragazzi, la Fontana di Trevi, dai, stupendo. Ho pure mangiato una bella focaccia, se volete vi lascio l'indirizzo, perché una pizza, perché era stupenda ed era buonissima e costava pure poco. Dopo una giornata intera a girare come dei pazzi, siamo stanchissimi e mi stanno salutando. Va bene, torniamo a casa sperando domani una grande gara. Ce la farò. Saluti dal Colosseo, ci vediamo domani. Stiamo andando alla partenza. Siamo super carichi. Sì, no, siamo carichi. Siamo a questo vialone, non so come si chiama, però stanno tantissimi atleti che si stanno riscaldando. C'è il sole, portava vento, però per adesso non c'è. Vediamo un po' se ci saranno sorprese, se farò il personale, come dice Massi ogni volta, e poi alla fine faccio quello che voglio io. Non lo so, dai, vediamo ragazzi. Adesso respiriamo proprio l'aria di Roma Ostia, eh? Quanta fronte! Avanti, dietro a riscaldarci!
prima mezza, Fabrizio, sono Fabrizio, la polistica solidarietà. Ragazzi, cose, la prima mezza che ho scelta la più bella, vabbè, lui è di Roma, gioca in casa, ti fai fare di campana. Ciao Cosimo, ciao Massi, grandi. In questo momento siamo in griglia a fare i tricetti, riscaldarci, griglia blu. Mamma mia. Oddio no. Vediamo un po', comunque. Un po' di nuvole belle pesanti ci sono da quel lato. Mancano 10 minuti alla partenza. Quanta gente che sappiamo, io ho la fortuna di stare a fianco a Lisa. La più bella questa. La più bella questa. Sarà presa anche quest'anno, ma non so perché sentire 4 ore. 4 ore! Alessandro Donato e la Romastia 2024! Allora Massi, non è possibile che io vado a correre la Roma Ostia e qua ci sono persone che fanno ciao Cosimo, mi saluti Massi, e io chi sono? Io sono un fanato delle scarpe e guardo tutti i tuoi video, Massi. Grazie, grazie mille. Ciao, ciao. Siamo arrivati al ristoro del 5° chilometro. Ciao, porto una media di 5:15, 5:20, abbastanza tranquillo. Vai. Solo. Prendiamo la bottiglia d'acqua, Lucio. Niente, vento poco per adesso. Pensavo peggio. Appena superati gli 11 km, anzi no, quasi 12. Cavolo. Devo solamente ricordare una cosa. Il nome di chi mi ha detto, tranquillo, che la Roma Ostia è un rettilineo. E qua ci siamo. Ed è tutta pianura. No, ragazzi, non ci siamo. Sono fatto appena 1 chilometro di salita. Wow! Adesso inizia bello, dai. E dalla rubrica gli amici che ci seguono, abbiamo qui Fabrizio. Fabrizio, ragazzi, che sta preparando un mezzo Ironman. Potente, ragazzi, potente. Io incontro gli amici, ci facciamo le chiacchierate. Mai Cosimo come una star. No, vabbè, non esageriamo. Una star cadente. Dopo il chilometro di prima, veramente sto in fin di vita. Vabbè, a dopo ragazzi. Ci vediamo a Ostia. Altra compagnia, mi ha detto. Ci vediamo al traguardo. Ci siamo visti un po' prima, va bene uguale, penso, no? Sì, perché anche al traguardo io avrò fame, quindi mi dispiace. E vuol dire che mangiamo due allora. Ciao. È appena superato il 20° chilometro. Porto 1 ora e 45. Oh. Dai ragazzi, è quasi finita. Questa è sempre la parte più bella. Quando siamo all'arrivo, finish line, e si comincia a sognare di brutto. Tanta fatica e un sorriso. Mi sono salvato il posto. Dai ragazzi! Vola! 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 E adesso è il momento più bello! È il momento più bello! Ecco! Vai, mi tocca! Faccio pure gli occhiali! Ginocchio! Bravo, complimenti! Grazie. Poi non ce l'avete niente vero! Gara veramente stupenda! Peccato solamente questo vento! Mi sta uccidendo, tutto coperto, sto morendo dal freddo! La medaglia l'abbiamo presa! Grazie a tutti ragazzi, ci vediamo la prossima Barcellona! Allora ragazzi,
dopo aver effettuato un ottimo carico di carboidrati a Roma con carbonara, cacio e pepe, supplì, pizza, pinza romana, adesso abbiamo bisogno di un reintegro totale. E tornando a Taranto, secondo voi dove mi posso fermare se non a Battipaglia, a non prendere la zizzona di Battipaglia? Ragazzi, qui è uno spettacolo. Reintegro totale.